Credi Crea, episodio numero 26. Ciao e benvenuti a questo episodio di Credi Crea. Mi chiamo Michela Mitrani e questo è il podcast che vi aiuta a produrre, pubblicare e pubblicizzare in modo indipendente le vostre opere. In questo podcast svelo quali strumenti usare per dare vita al vostro libro e quali risorse rendono più semplice questo processo. Oggi ho il piacere di chiacchierare con lo scrittore Giovanni Venturi, che ha pubblicato nel luglio del 2012 il suo primo ebook indipendente. Da quel giorno ha scritto e pubblicato altri 7 libri, ultimo della lista il romanzo di formazione Certe incertezze. Benvenuto a Credi Crea, Giovanni, grazie per averci dedicato un po' del tuo tempo. Buonasera a te Michele, grazie per avermi invitato e buonasera ai tuoi ascoltatori. Giovanni, senti, sfatiamo subito un mito, insomma, io ho intervistato parecchie persone qui e voglio reiterare questo punto maggiormente possibile. Secondo te, per quale motivo self-publishing non vuol dire successo facile e non vuol dire neanche diventare famosi in poche mosse? È perché il self-publishing è editoria, anche se è autoeditoria. Come nella editoria tradizionale accade che è difficile arrivare alla pubblicazione, anche quando hai pubblicato, diciamo, hai fatto il tuo primo passo verso il mondo dell'editoria a farti conoscere, insomma, ce ne vuole per diventare qualcuno, devi spingere parecchio, presentare il tuo libro, andare in giro, fare pubblicità, scrivere articoli per il blog. Quindi anche diventare self-publisher, che significa pubblicarsi da soli, è anzi anche più difficile, perché alla fine sei tu che comandi tutto il processo di pubblicazione. Il vantaggio è che non hai i tempi, diciamo, stretti, diversamente come succede per l'editore, che tu, non so, hai un mese di tempo per completare l'editing. Se tu personalmente non hai tempo o ti accorgi che il tuo libro ha bisogno di un maggiore editing, puoi tranquillamente far slittare la data in avanti, non succede nulla. Certo. Puoi controllare la copertina, farla venire meglio, se ti viene un'idea migliore, spostare, non so, il titolo, metterlo sotto anziché sopra. Puoi sempre migliorare fino all'ultimo minuto, finché non clicchi sul tasto di pubblicazione. Quindi, nel momento in cui l'hai fatto, il tuo libro arriva in un universo, perché è veramente un universo. Ci sono centinaia e centinaia di libri nel catalogo di Amazon. E quindi pubblicare su Amazon, per quanto Amazon, diciamo, è il maggior store online di libri, è una gran bella cosa, però praticamente non sei nessuno. Sei come se tu prendi un sasso, lo butti nell'oceano e tutti dovrebbero sapere. Butti quel sasso e tutti dovrebbero sapere che tu hai lanciato quel sasso, e trovarlo e prenderlo di nuovo e riportartelo non esiste proprio. Cioè, è proprio difficilissimo, perché da tutta una serie di fattori. Per esempio, il tipo di libro che tu hai pubblicato. Generalmente i romanzi di formazione che piacciono a me, quelli che scrivo io, sono quelli che, diciamo, vengono meno letti dal pubblico. Il pubblico, ho visto praticamente, che adora molto i thriller e i romanzi rosa. I romanzi rosa sono sempre quelli che sono nella classifica di Amazon, come anche di qualsiasi altro store online. Quindi se uno volesse, diciamo, avvicinarsi all'idea di successo, dovrebbe tentare con la categoria dei romanzi rosa. Però giustamente o sei predisposto o impari a farlo, però se tu scrivi una cosa contro voglia è chiaro che viene malissimo. Certo. E quindi diciamo che non fai nessuna gran bella cosa buttandoti in un genere che, diciamo, non è proprio tuo, non lo senti, e quindi diventa ancora più difficile avere successo, anche se qualcuno ci ha tentato, diciamo. Ho capito. Quindi questo mito del self-publishing è successo facile e diventare famosi in poche mosse, come hai detto tu, è proprio un mito, perché ti dà certamente un dinamismo, una capacità di azione maggiore rispetto a una casa editrice, ma ovviamente da un grande potere derivano grandi responsabilità, e ovviamente ci sono anche quelle cose che rendono la pubblicazione indipendente più macchinosa, più difficile. E senti, una domanda che volevo farti adesso riguarda specificatamente te, ed è una cosa che mi ha interessato mentre stavo facendo proprio ricerche sul tuo conto e sui tuoi lavori. Spesso parli di autopubblicazione come un esperimento.
Potresti spiegare ai nostri ascoltatori perché associ quella parola con il self-publishing? È perché per me è così, è un esperimento, nel senso che io quando inizio a scrivere, mi piace parecchio scrivere, quindi io potessi farlo, fare solo quello, però mi rendo anche conto che, diciamo, mi carico troppo di aspettative e quando pubblico, diciamo, in un certo senso rimango un po' male che il libro, diciamo, viene conosciuto da poche persone, non riesce a prendere quella notorietà che meriterebbe, non dico tanto, ma già 50 lettori per me sarebbe un buon obiettivo. Quindi perciò dico che è un esperimento, perché per me, diciamo, pubblicare il libro, come ti dicevo, non è che pubblico il libro e tutti quanti mi conoscono, tutti quanti vengono da me, vogliono leggere, vogliono sapere che cosa pubblicherò e quando e altre cose. Quindi rimane. Probabilmente rimarrà sempre un esperimento, perché io sono anche un po' un tipo, diciamo, abbastanza chiuso, che non riesco a, diciamo, anche se ci ho, per esempio, degli amici, l'incontro, non mi viene mai in mente di dire loro: guardate ragazzi, ho scritto, ho pubblicato un libro, parla di questo, di quello, assolutamente no, anzi, se loro me lo chiedono, io cerco sempre di deviare l'argomento su altre questioni, quindi perciò. Poi di marketing me ne intendo pochissimo, conosco self-publisher che fanno, cioè studiano proprio, si hanno molto da fare col marketing e anche facendo tutte queste cose vedo, mi raccontano che praticamente non ottengono i risultati sperati, cioè ci mettono parecchia energia in questa cosa e raccolgono poco. Io che ci metto ancora meno energia perché per me il marketing è proprio una cosa. Cioè, vorrei anche farla, non so proprio dove partire. La prima cosa che mi viene in mente è il blog, però il blog è un po' come pubblicare l'ebook online. Cioè, se la gente non trova il tuo blog, tu comunque risulti uno sconosciuto e alla fine, cioè, pubblicare sì è bello, quando arrivano le recensioni dei lettori poi è ancora più bello, perché ci sono alcuni lettori che, per esempio, c'è cioè Marina Guarnieri, quando si è letta Le parole confondono, anche se è letta Gioè tra noi, oppure anche l'ultimo, Certe incertezze, è entrata così in profondità nel testo che mi ha addirittura colpito. Ha trovato delle cose che io stesso, diciamo, ce l'avevo messe dentro nel testo, però Non te ne eri accorto. non me ne ero accorta, le avevo lasciate correre. Invece lei è stata una lettrice molto attenta, quindi è stato molto bello. Però, come ti ripeto, rimane un esperimento, perché tu fino a quando c'hai, non so, arrivi anche a 150 lettori, 200, dici vabbè, sono uno scrittore più o meno, anche se non è vero necessariamente, perché magari per diventare uno scrittore famoso ti servono 2000, 3000 lettori, non so, sono numeri. Ma se tu c'hai 6, 10 lettori, anche 30, perché Gioè tra noi ha venduto bene nei primi 5 giorni, 30 lettori se lo sono comprati, poi diciamo le vendite sono scese, cal sono calate man mano. Io non ci ho messo più di tanto la mia mano per, come ti dicevo, per Pubblicizzarlo. promuoverlo, e quindi alla fine è scomparso. Cioè, sta nello store, però è come se non ci fosse. Quindi rimane un esperimento. Se avessi Marketing. pubblicato con un editore sarebbe un fallimento completo. Siccome io non ci vivo di libri, faccio altre cose. Certo, sta là, però diciamo. Ho capito. Come dici, sottolinei anche il marketing è importante, bisogna sapere anche accompagnare la propria opera dopo la pubblicazione. E Esatto. senti, parlavi di editore, questa è una cosa che mi ha interessato in modo altrettanto profondo. Stavo leggendo il tuo blog post intitolato Mondadori, gli altri e il self-publishing. E in questo articolo praticamente analizzi concetti come self-publishing ed editoria a pagamento. A un certo punto dici, e ti quoto adesso, il problema è che un autore alle prime armi, inesperto, crede che il mondo così funzioni, cioè pagando per pubblicare o autopubblicare, tanto poi che differenza ci sta, giusto? Esatto. Il problema grosso, dicevi, è che nessuno ti parla di cosa sia davvero il self-publishing. Quindi Giovanni, volevo chiederti adesso, qual è la differenza tra autopubblicazione, editoria ed editoria a pagamento? Diciamo che quando io sono entrato sul mondo editoriale, la prima volta, diciamo, ho sempre pensato, non so per quale motivo, che per pubblicare, finché un editore prendesse il tuo testo, anche piacendogli lo pubblicasse, ero sempre convinto che fosse una questione di pagare l'editore.
Poi un poco prima del 2012 ho conosciuto diversi editori. Un amico faceva l'editore e mi ha consigliato alcuni editori che praticamente pubblicavano raccolte di racconti a tema, dove non c'era richiesto assolutamente nessun tipo di contributo. Allora lì mi si è aperto un mondo e ho scoperto che esiste l'editoria, l'editoria a pagamento, e poi successivamente nel 2012 ho scoperto anche il self-publishing. L'editoria è quella che praticamente fa scouting, cioè seleziona dei testi, li legge, se sono degni di pubblicazione ti contatta, e a quel punto si prende lei tutte le spese che comporta portare il tuo prodotto, il tuo romanzo appunto alla pubblicazione, quindi editing, correzione di bozze, comprare una copertina oppure farla disegnare a qualcuno e creare, diciamo, tutto quello che fa parte del libro, e Certo. incluso anche il marketing. Invece l'editoria a pagamento che cosa fa? Prende un testo qualsiasi, puoi portare pure una raccolta di 100 ricette e infarcirla con copia e incolla da Wikipedia, te lo pubblica tranquillamente. Infatti ricordo che diverso tempo fa, quando bazzicavo sui forum, lessi in un forum che una ragazza aveva fatto questo esperimento, cioè aveva preso un testo, aveva creato un testo di 100 pagine, copiando e incollando vari pezzi di Wikipedia e mandandole a quella che sapeva lei essere una casa editrice a pagamento. La casa editrice a pagamento non ha letto proprio il libro, cioè il testo, gli ha fatto subito un contratto per pubblicare questo libro, chiedendogli ovviamente dei soldi. Poi succede che gli editori a pagamento si dividono anche in sottocategorie, perché c'è quello che ti chiede sempre il contributo a pagamento, e c'è quello che te lo chiede a seconda di come ti gira. E poi ci sta quello che invece non ti chiede un contributo, ma ti chiede di comprare delle copie. Però alla fine è un tipografo che ha praticamente un codice ISBN, e magari ha una distribuzione, qualche conoscenza con qualche giornale dove ti fa arrivare qualche recensione, qualche intervista. Allora tu a quel punto stai pagando per pubblicare. Poi ci sono ancora, prima di arrivare al self-publishing, c'è ancora una via di mezzo, quelle che sono le agenzie, cioè tu metti in mano un'agenzia il tuo testo e ti fanno una sorta di autopubblicazione, cioè tu stai pubblicando il tuo testo, però non paghi loro per pubblicare, in realtà stai pagando dei servizi. Se tu non te ne intendi di editing, e loro non fanno editing gratuitamente, tu paghi a loro il servizio di editing, quindi non so, ti chiedono 1.000 euro, 2.000 euro per fare l'editing del tuo testo, a seconda di quanto è grande, di quanto richiedono loro, e quindi questo non è nemmeno editoria a pagamento, questa è una sorta di agenzia di servizi che aiutano all'autopubblicazione. Certo. Quindi c'è una Come sta? differenza, insomma, queste tre grandi famiglie, l'autopubblicazione, l'editoria a pagamento e poi l'editoria tradizionale, quelle che in inglese chiamano legacy publishing. Sì, e poi appunto l'autopubblicazione è quella dove tu scegli in che modo pubblicare. E trovi tutte le strade possibili per evitare più spese possibili. Cioè, se la copertina, per esempio, sei in grado di fartela più o meno, non hai bisogno di pagare qualcuno per fare la copertina. Se con l'editing te la cavi, puoi chiaramente metterti a fare l'editing di un testo, la correzione di bozze, te lo leggi anche 10 volte un testo, perché più te lo leggi, più riesci a scoprire problemi all'interno di esso. Però chiaramente hai comunque bisogno di qualcuno che se lo legga il tuo testo, perché Ovvio. per quanto puoi essere ipercritico verso te stesso, imparare, perché io, come anche succede a me, ogni pubblicazione imparo qualcosa di nuovo. Mi accorgo di errori che facevo in precedenza e cerco di evitare, però chiaramente incappo in nuovi errori, nuovi tipi di errori, che poi magari la prossima pubblicazione eviterò anche questi, però comunque mi serve un occhio critico. E infatti io mi rivolgo ad alcuni beta lettori fidati, che ne hanno veramente, diciamo, hanno una grossa esperienza, sono in grado di captare subito al volo il problema che c'è nel testo, oppure se una parola si ripete, perché sai, quando uno scrive preso dalla foga, scrive un paragrafo intero, a volte ci piazza anche 3 volte lo stesso Certo, sostantivo, lo certo, stesso certo. verbo 3 volte, non ci pensa a usare un sinonimo in quel momento, oppure a eliminare una delle parole ripetute perché magari non serve. Allora, con questo occhio critico ti scambi anche, diciamo, una certa di io leggo il tuo testo prima che tu lo pubblichi e tu ti leggi il mio prima che io lo pubblichi. Chiaramente non è obbligatorio,
si fa in quel momento, chiedi, diciamo, sondi il terreno, dici, siccome c'hai dei contatti, io ho dei contatti che mi leggono spesso quello che scrivo prima di, appunto, fanno da beta reader, che mi possono segnalare i problemi, le note, che poi soprattutto il beta reading per me significa sapere passo passo il testo che cosa provoca nel lettore, cioè se c'è una parte che annoia, se c'è una parte poco chiara, una parte diciamo che si dilunga troppo su alcuni aspetti che diciamo potrebbero anche essere sorvolati, quello mi interessa. Certo, poi mi interessa anche che mi faccia capire che in un paragrafo ho usato 4 volte lo stesso verbo, oppure che Certamente. c'è un refuso, volevo scrivere una parola e ne ho scritta un'altra, oppure c'è un errore di qualsiasi tipo. E quindi col self-publishing tu cerchi di realizzare il tuo libro quanto più possibile senza dover pagare nulla e nessuno. Chiaramente ci sono dei costi minimi che devi affrontare. Io, per esempio, le copertine, a volte utilizzo le mie foto, ma in due casi l'ho fatto, per Deve Accadere, che era la mia prima pubblicazione. Ho usato una foto che ho scattato io. E c'è un'altra pubblicazione che ancora non è arrivata sugli store, che utilizzerò un'altra mia foto, ma in generale vado ad acquistare la foto sui, appunto, sui Photostock, Dreamstime, eccetera. Certo, Compro, quindi certo. c'è una spesa con la copertina. Questa è una cosa che stai dicendo che risponde anche all'altra domanda che ti volevo fare, che era quella di se ti avvali di qualcuno o di altri. Ovviamente mi stai dicendo sì, perché un autore indipendente sì, ma deve avvalersi anche di altre persone per fare in modo di raffinare il suo prodotto. Senti, Giovanni, volevo chiederti a Sì. questo punto, hai progetti in cantiere o libri addirittura d'arrivo? Sì, volevo completare la domanda precedente perché appunto nel primo libro, il primo romanzo che ho pubblicato, Le parole confondono, io ho anche pagato un editor perché il testo era talmente lungo che ero proprio spaventato di mettermi da solo oppure anche attraverso l'aiuto di amici che se lo leggevano, anche se ne capivano parecchio di editing. Ero spaventato dal mettere questo testo in pubblicazione senza prima averlo fatto passare per l'editor professionista, quindi anche questa è un'altra spesa che ho fatto una tantum. Ho dei progetti, diciamo, di pubblicazione, anzi molto prossimo, questo mese dovrebbe uscire l'ennesimo romanzo di formazione ambientato a Napoli, infatti è diviso in 5 grandi capitoli, come se fossero 5 scene, infatti è un po' come se fosse un'opera teatrale, perché per esempio la prima parte è proprio molto teatrale, perché racconta di questo ragazzo che lavora in un bar. Siamo nel maggio 2016, ci sono le elezioni comunali a Napoli e ci sono questi avventori che vanno a prendere il caffè e raccontano una storia della loro vita a questo ragazzo con cui si diverte ad ascoltare questi avventori. Ci sono delle scene veramente molto divertenti. E quindi questo è un romanzo. Poi che uscirà, spero, questo mese, non più tardi della fine del mese, diciamo. E poi c'è il terzo volume della serie Le parole confondono, che ho terminato di scrivere, diciamo, qualche mesetto fa, che diciamo devo editare quanto prima e farlo uscire, anche perché c'è una lettrice che segue parecchio questa serie e ogni tanto mi contatta su Twitter e vuole sapere, diciamo, è una cosa che mi fa molto piacere. Ecco, questo è un aspetto del self-publishing che adoro, il fatto che un lettore si appassioni talmente a una storia che poi venga lì su Twitter e ti chieda come vanno le cose, quando esce la Certo. prossima storia. Ottimo, quindi sono questi i tuoi progetti in cantiere. Giovanni, grazie davvero per le tue risposte e il tuo tempo e volevo augurarti un titanico in bocca al lupo a te e ai tuoi progetti futuri. Ti ringrazio Michele, è stato un piacere. Spero che questo episodio di Credi Crea vi sia stato utile. Se lo è stato, aiutatemi a renderlo più facile da trovare, recensendolo su iTunes e condividendolo con amici e conoscenti. Questo è l'unico modo per aumentare la sua visibilità e permettere a sempre più persone di usufruire di questa risorsa. Se volete rimanere costantemente aggiornati su nuovi episodi, sui miei blog post o sulle mie pubblicazioni, potete abbonarvi alla mia mailing list su www.credinellatuastoria.com/iscriviti. Lo ripeto, è credinellatuastoria.com/iscriviti. Bene,
Vi lascio con un saluto e dandovi appuntamento al prossimo episodio. Fino a quel momento, ricordate, la vostra vita è una storia. Cominciate a raccontarla.